Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo in compagnia della Rella perché potrete immaginare che sarà un video haul. L'avete anche letto. Sarà un video haul di shopping di mezzo, diciamo di questa stagione un po' a metà. Un po' a metà perché a volte sembra inverno e altre volte sembra quasi estate. Quindi, dato che io il cambio di stagione l'ho già fatto e ho seguito, come seguo ormai da un paio di anni, il sistema capsula, quindi il capsule wardrobe, vi lascio nelle schede il video dove ve ne avevo parlato, vi avevo spiegato cos'era, come si può ricreare questo metodo e approcciarlo appunto nella vita di tutti i giorni, dicendovi sempre, ricordandovi sempre di essere un po' flessibili, cioè non partite troppo schematiche perché sennò non ne uscite più. Io ormai da un paio di anni lo applico, sempre, ripeto, con molta flessibilità, perché è ovvio che quello è un sistema base molto generale che vi aiuta poi ad andare da sole, nel senso che dopo le prime due stagioni in cui seguite la lettera, poi siete in grado di crearvelo da sole senza essere troppo schematiche. Comunque, dicevo che io ho fatto il cambio di stagione ed ho appunto eliminato alcune cose perché erano vecchie, ne ho regalate altre perché quando metto via la stagione, cioè allora, l'anno scorso quando ho fatto il cambio di stagione per l'autunno avevo già selezionato delle cose da regalare e avevo tenuto delle altre di cui non ero certa. Cosa succede? Che quest'anno in primavera vado a riprendere la primavera estate e cose che non avevo messo l'anno scorso, a meno che, ecco, non fossero delle cose di cui ero certa di poterle riindossare quest'anno, le ho tolte, le ho eliminate, quindi ho dovuto fare un po' di rifornimento. Vi faccio vedere che cosa ho comprato e ve l'ho diviso per marchi, quindi per negozi. Tutto quello che trovo ancora disponibile online ve lo metterò qui in foto, con la foto del modello indossato dalla modella. Tutto quello che non vedete io non lo trovo online, quindi vi dovete armare di pazienza e andarlo a cercare in negozio, perché io non, altrimenti non so come dirvi se c'è o non c'è. Allora, iniziamo da Zara. Iniziamo da Zara con il mio pezzo forte. È questo, l'avete già visto su Instagram, tra tutte le cose che ho comprato, forse quella che mi piace di più. E sto parlando di questo vestito. Questo è un abito midi, anche se poi il concetto di midi varia sempre in base alla vostra altezza, però per me è un midi che arriva a metà polpaccio e molto molto fluffoso, perché vedete appunto tutto largo, con le maniche lunghe, come va tantissimo quest'anno, le maniche hanno il polsino, cosa che ho trovato deliziosa perché almeno resta proprio a manica lunga. Non nasce con la fusciacca, quindi con la cintura, perché nasce proprio come modello morbido da indossare, ma su di me faceva un po' l'effetto sacco. E quindi cosa ho fatto? Ho tirato fuori una di queste classiche fusciacche, le vedete, ce le avrete sicuramente perché io ce le ho in quasi tutti i colori, che trovate, andate dal cinese, le trovate anche nei negozi normali, ma magari le pagate 15 euro, al cinese le pagate 3 euro e sono identiche, e sono appunto in questa super finta ecopelle, da abbinare appunto, da mettere appunto in vita sotto il seno, in modo da tenerlo un po' più stretto, un po' più ristretto. L'ho trovato online perché il negozio era sold out. Io l'avevo visto in negozio e non l'avevo comprato perché era ancora tipo inverno, e quindi ho detto no, mi piaceva, ma ho detto no. Sono andata poi a cercarlo in negozio e praticamente era sold out, e quindi io l'ho ordinato online e mi è arrivato a casa, ma potete anche farvelo arrivare in negozio se non volete farvelo arrivare a casa perché magari non ci siete. E quindi sono molto molto felice. Seconda cosa che ho acquistato da Zara, sono altre due cose, ma queste le ho trovate nel negozio fisico. Questa che vi mostro è una cosa super basic che Zara fa praticamente in ogni stagione, in tutti i colori stagionali, e sto parlando di questo cardigan qui. È un cardigan, come vedete, aperto, quella pesantezza proprio di mezzo, nel senso che va bene adesso, soprattutto, che ne so, sotto il giubbino di pelle, è facile da abbinare, perché questo con una t-shirt bianca sotto, una canotta o con sottogiacca, che poi vi farò vedere, insomma, lo abbinate con tutto quello che vi pare, lo fa in tutti i colori. La manichina è leggermente, non è a tre quarti, ma è un po' più lunga di una manica lunga, almeno su di me.
veste comodo e appunto è abbastanza lunghino, non è lunghissimo, però arriva a metà, sì, metà fianco. L'ultima cosa che ho preso da Zara, questi li avevo puntati la stagione scorsa in rosa e me l'ero fatto scappare. Quest'anno li hanno riproposti perché comunque Zara alla fine, ragazze, ogni stagione i modelli basici sono sempre gli stessi. Questo penso proprio che faccia parte di un modello basico. Allora, non ve l'ho detto, il vestito viene 49,90, quindi 50 euro, la maglietta dai 10 ai 15 euro, adesso non ricordo bene, mentre questo pantalone, che vi metterò in foto visto che ho ancora il cartellino e quindi lo recupero subito, viene 39,95 ed è il classico pantalone stile chino, molto morbido, molto fresco, leggero, corto alla caviglia, non proprio alla caviglia ma leggermente sopra la caviglia nel mio caso. Comunque è molto bello, molto bello indossato, cade morbido, quindi mi dà proprio l'idea di freschezza, soprattutto quando sarà estate, perché è comunque un peso molto leggero che potete indossare tranquillamente. Passiamo ad ASOS, la mia banca dati di shopping preferito, anche se ho comprato solo del basic perché ci sono delle cose ultimamente che non mi piacciono, ci sono dei trend che non seguirò, tipo il ciclista, perché no, non me lo posso proprio permettere, ma poi penso che se lo potranno permettere in 10, però non lo so, ci sono delle cose ultimamente che non mi piacevano, non ho trovato molto, ma ho trovato molto basic, che lì sono sempre sicura di trovare. Ho preso due magliette a manica lunga e una t-shirt a mezza manica. La t-shirt a mezza manica è questa qui, molto leggera, molto morbida anche, con la scritta amore ed una bocca. E tutte e tre le cose che vi farò vedere sono di Boho, che è questo brand appunto che viene rivenduto da ASOS. La maglia è in 100% cotone, quindi non ha assolutamente all'interno niente di sintetico. Io in estate ho un po' la fissa delle t-shirt bianche, ma soprattutto per le magliette, così proprio le classiche t-shirt, sto attenta a come vengono prodotte, nel senso che preferisco il cotone perché, si sa, è un po' più fresco. Di questo ho preso una M, vi ho messo la foto, quindi avete visto com'è indossata e il prezzo. Le altre che ho preso sono due e sono dei backup, perché io ho acquistato questo modello, sempre di questa marca, in nero, ne ho acquistate 4 in autunno e le ho usate sempre. Le ho usate tantissimo, le ho usate in autunno, le ho usate in inverno sotto maglioncini, quindi le ho comprate in bianco e grigio pigiamino. E sto parlando di queste, sempre di Boho. La particolarità di queste maglie è che sono per la maggior parte in viscosa. La viscosa è un tessuto che scivola molto bene sul corpo, soprattutto quando si parla di queste magliette, molto morbido e non segna, però si muove con voi, ed è un tessuto che a me piace tanto, soprattutto nelle magliette così, perché non volevo le classiche maglie a manica lunga, ma volevo una maglia da poter mettere meno basic, insomma, che però facesse un po' di movimento. Queste sono belle perché hanno questa manica lunga e poi, come vedete, sono scampanate, quindi seguono la figura rimanendo morbide senza segnarla troppo. E l'ho presa sia bianca che grigia, che è questa qui, uguale, identica. Poi ce l'ho anche nera, credo che faccia solo questi tre colori, altrimenti ne avrei presi altri. Passiamo a Chiabbi o Chiabbi, che dir si voglia, penso sia Chiabbi, sì. Allora, io ho il negozio, so che su Roma ci sono due negozi abbastanza grandi e ben forniti, uno è al centro commerciale della Romanina e l'altro invece è al, aspettate che qua mi sbaglio sempre, poi mi correggete, al centro commerciale, quello all'aperto, che è il Da Vinci, non è Parco Leonardo, l'altra volta mi sono confusa, sto giro mi avete trovata preparata. Io, se potete, cioè se non vi è comodo nessuno di due, siete tutti su Roma, andate al Da Vinci, perché è fatto bene quel negozio, è veramente ordinato. Voi entrate e potete andare a vedere tutto quello che volete, perché ce l'avete tutto in una grandissima zona, in maniera ordinata, nel senso che sapete che lì c'è il denim, lì c'è il blu, lì c'è questo, lì c'è quell'altro. Io amo i negozi quando vengono fatti a misura di persona schematica perché sono sicura che trovo qualcosa. Invece, quando vengono fatti in maniera un po' più confusa, però che fa più moda, io esco nervosa, perché non mi va di andare a vedere ogni stand, ogni capo, e senza aver comprato niente. Quindi vi consiglio di andare in quel Chiabbi. Ho preso due cose.
un sottogiacca e una blusa. Io vivo di bluse e di camicette in primavera, di bluse in estate anche a mezza manica, e mi piacciono proprio, sono proprio dei capisaldi nel mio guardaroba. E, cioè, mia mamma mi prende sempre in giro perché io poi quando mi fisso con una blusa la consumo, ed è successo nel corso della mia vita, soprattutto nell'adolescenza. Quindi per me è blusa forever. La blusa che ho preso è questa nera. È questa nera un po' cortina, quindi vi consiglio di prendere una taglia in più, perché tanto non cambia la differenza di come veste, perché comunque è una blusa che veste morbida, scivolata, però cambia la lunghezza. Soprattutto quando fate così, quindi quando vi alzate a prendere qualcosa, io preferisco prendere una taglia in più, non mi interessa. Però, appunto, so che mi è più comoda. E questa ha la mezza manica, lo scollo a V, ma non è molto profondo, quindi se avete il seno e non vi piace metterlo in mostra, se vi calate, eccetera, state tranquille, è fede approved, perché io ho la fissa di queste cose. E la cosa che mi fa impazzire, vogliamo parlare di questi bottoni tartarugati? No, io se c'è il bottone tartarugato in fissa tutto il 2019, comprerò qualsiasi cosa, perché il bottone tartarugato non lo so che ha, mi manda veramente in fissa. L'altra cosa che ho acquistato è un sottogiacca. Allora, io di questi potrei aprirvi l'armadio e farvi vedere quanti ne ho, soprattutto a tinta unita. Sono delle classiche canottine leggermente scivolate, morbide, con le spalline sottili. Questa poi, vabbè, dietro fa l'incrocio, però tutte le altre che ho sono i classici toppini che trovate da Pinky tutto l'anno, e in tutti i colori. Io le uso tantissimo, le uso come sottogiacca per dirvi: ok, avete fatto un abbinamento di sopra. E ce le ho in tutti i colori, le uso per esempio, le uso anche sotto la giacca in inverno, oppure adesso che arriva un po' la primavera, però la sera magari andate a fare aperitivo, non fa ancora caldissimo, quindi vi tenete il giubbino di pelle, faccio per dire giubbino di pelle come giubbino di jeans, con sotto questo avete fatto comunque tutto, avete apparecchiato il corpo nella parte superiore. Allora, di qui, non vi ho detto i prezzi, questa qui, quella nera, viene 12 euro, mentre questo viene, se non sbaglio, 8 euro, comunque quella cifra lì non è carissimo, sono che abbia dei prezzi molto abbordabili. Io trovo sempre delle cose particolari, molto sfiziose, che poi uso tanto. Prima di arrivare ad H&M, ho tutta quella parte della rella piena di H&M, vi faccio vedere dei costumi. Vi faccio vedere dei costumi perché mi sono stati inviati da Capshi, che è questo negozio online americano. Vi lascio il link giù nell'info box, tra l'altro loro carini, mi hanno dato anche un codice sconto, quindi se vi può interessare io ve lo lascio, se vi può tornare utile. E che mi ha contattata dicendomi appunto se volevo provare dei loro costumi. Ho detto sì, ok, però senza troppi vincoli, perché poi io devo essere libera di dire se mi piacciono o non mi piacciono, come è successo l'anno scorso quando mi avevano mandato quelli di Zafule e vi avevo detto lasciate perdere, perché no. Ne ho scelti 4, sono arrivati in tempi comunque abbastanza brevi, perché mi aspettavo dei tempi più bici visto che arrivavano dall'America, invece no, sono arrivati con le poste un paio di settimane, e mi sono piaciuti tanto, mi sono piaciuti in qualità. Adesso ve li faccio rivedere perché li ho rimessi nei sacchetti, li prendo e vengo. Eccoli qua. Allora, intanto volevo farvi vedere come arrivano, perché ci tengo. Arrivano proprio in questo sacchetto loro, e voi potete scegliere sia capi interi, quindi sia costumi interi, che costumi a due pezzi, bikini. Mi piacciono perché la qualità sa di costume vero, non è una qualità cartonata, no? Di costume proprio che si vede che renderà malissimo. È la qualità di un costume normale, cioè non dico quelli di calze, sì, come quelli di calze, no, è la stessa, ho lo stesso tessuto. E soprattutto una cosa che funziona molto bene su quel sito è la guida alle taglie. Perché se voi vi misurate con il centimetro esattamente dove vi dice di misurarvi il sito, quindi prendete il centimetro e vi misurate, siete sicure che prendete la taglia giusta. Infatti io stavo comprando delle cose senza misurarle, poi mi è venuto il dubbio, ho detto vabbè, mi misuro, e quindi ho preso una taglia in meno, perché vestono abbastanza comodo, vestono abbondante, quindi ragazzi, anche se avete il seno grande o comunque non siete delle filiformi, tranquille, perché questi costumi ci vanno. Facciamo come l'anno scorso che non ci andavano, eh. Allora, vi faccio vedere quelli interi. Poggio a terra. Partiamo dal primo intero.
mi dovevo organizzare con una serie. Vabbè, il primo che ho preso, buttiamo tutto a terra, il primo che ho preso è un costume intero, bellissimo, sempre, mi metto sempre la foto, fatto così, stupendo, ha la coppa, e la coppa dentro è una coppa dove ci va un seno vero, cioè non è una coppa più piccola del seno, ci va il seno vero. E io ho preso di questo, che tra l'altro poi quando mi è arrivato ho detto, mo questo me lo metto solo quando c'è qualcuno che mi aiuta, perché ha la cerniera dietro. Ho preso una XL e ci sto perfetta, non mi schiaccia il seno. È bellissimo, è veramente molto molto bello. L'altro costume intero che ho preso è questo qui. Questo è il mio preferito perché è facile da mettere. Bianco a pois con l'allaccio, con l'accetto dietro il collo, semplicissimo dietro, ma con questa banda in vita che quindi copre anche un po' le rotondità se ci sono. E il tessuto è veramente, beh, fatto bene. Di questo cosa ho preso? Di questo ho preso una L ed è giusto. Passiamo ai bikini. Non vedo l'ora di mettermelo questo, devo andare alle terme con delle mie amiche e me lo sfoggio subito perché mi piace un sacco. Allora, ho scelto due bikini, ma ovviamente comodi, nel senso che ho preso la mutandina a vita alta, abbinata, e questo è bellissimo, questo è proprio bello. Al pezzo di sopra che ha le alette. Avete le alette sulle braccia ed è bellissimo, fa un po' anni 50, poi con questo salmone a pois molto molto bello, e niente, dietro si allaccia a nodo classico. Anche qui avete sempre le coppe nel reggiseno, però le potete anche togliere, nel senso che ci dovrebbe essere l'apertura, no, qua non c'è, ma fate un taglietto nella parte bianca, stirate la coppa e avete fatto, non vi preoccupate. Di questo ho preso una XL. L'ultimo è blu, è bellissimo questo è anche bellissimo, mi piacciono proprio per come sono fatti. Questo ho preso una L, sì, e abbiamo il pezzo di sotto che ha la mutandina, non a vita alta ma la classica mutandina, mi fa impazzire che non si vede la cucitura, ma ci sono queste ondine sulla pelle, trovo che siano molto molto carine, e questo è bellissimo proprio sopra. Questo è una fascia che si chiude con il gancetto, quindi molto easy, molto semplice. Ah, ecco, vedete? Questo qui ha la possibilità di estrarre la coppa. Vedete? Non me l'ero immaginato c'era in alcuni, perché... Vedete? Però la stessa cosa la potete fare se non c'è, ma questo in tutti i costumi, non solo su questi. Ed è monospalla. Quindi avete il monospalla, il seno sta su perché se prendete la taglia giusta il seno sta su, non si muove, e sempre smerlato con queste ondine che seguono tutto il costume, e sono soddisfattissima. Non pensavo, perché dopo l'esperienza dell'anno scorso ero un attimo scettico, ho detto vediamo un po', invece mi piace molto bene. Passiamo al pezzo clou. Tutto il pezzo clou l'ho preso da Icene. Iniziamo dagli accessori, verrà un video lunghissimo, pazienza. Iniziamo dagli accessori, ragazze, li prendo. Gli accessori che non potete farvi mancare per questa primavera, estate, sono questi. Sono tutti per i capelli. Gli elastici col foulard incorporato, che sono questi. Questo è il classico elastico in tessuto, che ha appunto due pezzi di foulard, diciamo di stoffa che riveste anche la molla, l'elastico, e io li ho presi, uno in questa fantasia sul giallo, blu e bianco, e ho preso prima questo, poi però mi sono accorta che non avevo tantissime cose adesso per abbinarlo, e quindi sono tornata, costano 4,99€, costano 5€, a prendere questo nero e a pois bianchi. Ho un vestito proprio così di chiabin nero con i pois bianchi, è perfetto, ma comunque se vi vestite tutte nere oppure vi mettete una t-shirt nera, un jeans, e questo è perfetto. Ed è cioè mi piace come stanno sui capelli, trovo che siano veramente carini. E poi l'ultima cosa che ho preso è questo qui,
Allora, questo viene un po' di più perché viene a 8 euro, ma io adesso lo apro, vi faccio vedere che cos'è. Praticamente sono i foulard in similseta da abbinare al, da appunto mettere tra i capelli. Allora, è un quadrato, quindi questa è la stampa. Ci sono tantissime fantasie, ma io sono sicura che voi avete nei cassetti di vostra mamma barra di vostra nonna dei foulard in seta da riadattare a questo scopo. Quindi voi cosa dovete fare? Niente, lo dovete mettere così, fare l'effetto tipo bandana, adesso io lo faccio proprio così come viene, e poi fate la vostra coda o no e lo abbinate, vabbè, messo meglio ovviamente di come l'ho messo io, però fra i capelli. Trovo che siano veramente carini, ma io lo metterò anche al polso, come foulard al polso. Ho delle idee a riguardo, poi vi aggiornerò, ve li farò vedere. Finiti gli accessori, passiamo ai vestiti. Prima cosa che vi dovete andare a comprare subito, prima che non ci sia più, che io sto sfruttando tantissimo, in un colore che assolutamente, come potete notare, non mi piace, in cammello, sono questi maglioncini. Sono questi maglioncini molto leggeri, questi, quindi perfetti per questo peso, per questa stagione, che ricordano il modello della Polo, quindi hanno questi bottoncini che arrivano fin qui, la manichina a tre quarti ed il colletto. Ci sono in tutti i colori basic, tra cui anche il nero, infatti mi sono pentita di non averlo preso anche nero, però posso sempre andare. Non costano tantissimo perché costano 14,90 euro, quindi 15 euro. Io ho preso una M è comoda, cioè non è attillata, è morbida, quindi comunque è una taglia veste normale. Seconda cosa che ho preso da H&M, questo per seguire un trend che va molto, che io vedo praticamente chiunque vedo su Instagram, chiunque seguo anche su YouTube quando guardo i video haul o gli video outfit, ha questo tipo di gonna. Io l'ho comprata e sono praticamente queste gonne fatte così. Queste gonne molto scivolate, sempre in questo tessuto similseta, lunghe fino al polpaccio, molto fluffanti. L'ho pagata 7 euro in saldo. Quando l'ho acquistata ero con una mia amica e ho detto: io la compro perché sto spendendo 7 euro, ma vedrà che non me la metterò mai. Ragazze, mi sta malissimo, però non mi arrendo. Non mi arrendo perché secondo me quest'estate almeno una volta me la metterò. Però mi sono tolta lo sfizio, 7 euro me lo sono tolta, e se costa di più sinceramente no, perché comunque non mi performa bene, cioè non mi performa, non mi veste bene, devo essere proprio sincera e onesta. L'ho comprata perché è moda, spero un giorno di svegliarmi miracolata che vi vada, perché mi piace tantissimo quando vedo questi outfit. Però insomma, prendiamo a ridere, vi aggiorno, se me la metto, vi aggiorno, vi farò 50 storie su Instagram se me la metto, perché sarà un evento. Andiamo avanti con le cose serie. Comprate assolutamente queste t-shirt bianche, queste sono in lino, sono molto molto belle, io già le avevo, praticamente anche queste H&M le rifà ogni anno e io le compro ogni anno. Durano poco, hanno breve durata perché un po' per i lavaggi frequenti, un po' perché io la metto nei pantaloni, a me si bucano tutte, cioè si bucano con una facilità estrema, quindi pazienza, ogni anno me la ricompro, costa 9,99 euro, io ho preso una L, arrivano fino all'XL, vestono un pochino poco, nel senso che vestono un po' attillate, ma questo tessuto vi assicuro che si allarga, quindi se la volete bella oversize prendete non due taglie in più, ma prendetene semplicemente una, e poi tanto sì, più lo indossandola proprio lì, non sapete che cede molto come tessuto, e mi piaceva, mi piace tantissimo. C'è in grigio, c'è grigio scuro, c'è blu, c'è senape, cioè bisognerebbe averne una di ogni colore veramente. Poi camice, innamorata, l'avevo vista sull'applicazione di questa camicia qui. Questa è una camicia molto lunga, perfetta per essere rimborsata nel jeans o lasciata bella, libera, lunga e felice, magari su un pantalone bianco, se indossate il pantalone bianco, quindi che vi copra un pochino, se la volete portare lunga, insomma vi do delle idee, poi fate voi. Io l'ho pensata sul jeans, sinceramente rimborsata, quindi messa all'interno del jeans e fatta uscire in modo da essere un pochino morbida. Costa 19,99 ed è questa. Io ho preso una 42,
che sarebbe un'italiana 46, proprio per averla bella abbondante, bella morbida. C'è poca differenza fra la 40 e la 42, quindi fra la 44 e la 46. Vedete un po' voi. Altra camicia. Questa mi piace un sacco. Questa stampa è stata materializzata in camicia, vestito, blusetta un po' arricciata, vestito lungo, insomma, questa stampa qua. Quanto è delicata? Io la trovo delicatissima. Trovo che sia una stampa dolce. E mi sono presa la camicia. Tra l'altro, ragazzi, costa 14,99 €. Cioè, 14,99 € e niente, 15 euro. E bella. Mi piace molto. Anche la manica è un po' palloncina, nel senso che è molto comoda. Poi vedete come taglia. Mi piacciono le camicie. Questi modelli H&M li fa in tutte le fantasie, praticamente sempre, anche d'inverno. E sono tagliati qui, quindi vestono bene, cadono bene anche dietro. Fate attenzione quando le camicie sono così, se le volete belle scivolate, belle morbide. L'ultima cosa che ho preso è questo jeans, e volevo un jeans senza strappi, ma da battaglia, nel senso che non ci volevo perdere, spendere più di tanto, infatti ci ho speso 19,99 €, va benissimo, e sono quelli basic, sì, sono gli slim regular waist, quindi vita regolare, modello slim elasticizzato. Ho preso questo colore, mi serviva un colore così, è tagliato, quindi abbiamo il fondo cropped, vi metto comunque la foto, e mi piaceva, abbinato così, già mi sono immaginata, ok, ce l'ho fatta, vi ho fatto vedere tutto quello che ho preso. Sto facendo mente locale, ma vi ho fatto vedere veramente tutto quello che ho preso. Spero che vi possa tornare utile. Come vi ripeto, vi ho scritto giù nell'info box, vi scrivo tutte le cose di ogni negozio, dove sono, e cerco il link delle cose che ho se lo trovo. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.